Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro di me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Possiamo dire che abbiamo avuto una buona accoglienza dalla parola del Signore. Possiamo dire che il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi è proprio così forte, così intenso, così straordinariamente capace di provocare in noi sentimenti non soltanto di ascolto, ma di significato, che è un buon accoglimento, è un buon modo di essere accolti. È un buon Vangelo, e Vangelo significa buona notizia, la stiamo ricevendo tutti. Chi vuol venire dietro di me sa qual è la strada. Proviamo a capire cosa sta succedendo, proviamo a capire quello che Gesù ci vuole dire oggi. Chi domenica scorsa è stato a messa e ha ascoltato la parola di Dio si ricorda che il brano del Vangelo di oggi è preceduto da quello di domenica scorsa, dove il protagonista è sempre Pietro. Ed è Pietro che fa una bella figura. Vi ricordate, no? Gesù che dice: chi dice alla gente che io sia? E tutti quanti che vogliono in qualche maniera dare segnali di aver capito chi è Gesù, o perlomeno qual è l'attesa che si ha di lui. Chi è Gesù? Un grande uomo, uno dagli effetti sensazionali, uno che tiene delle riserve di potere formidabili, un profeta, un grande uomo, l'ultimo dei grandi profeti, Elia stesso, Giovanni Battista reincarnato, cioè uno. E Pietro invece nel coro esce fuori con quell'affermazione straordinaria: chi sei? Tu sei la salvezza. Tu sei il Figlio di Dio, sei colui di cui ci si può fidare. Bravo Pietro. Ecco la pietra, ecco la roccia su cui puoi fondare la tua speranza. Ecco, questa è la risposta. Quindi Pietro fa una bella figura. Lo stesso Pietro, un poco dopo, cioè nella stessa pagina del Vangelo,
mentre Gesù già lo sta lodando, subito dopo dice: ecco Pietro, adesso il Signore andrà a Gerusalemme, io devo andare a Gerusalemme e troverò le difficoltà della vita, la croce, il rifiuto. E Pietro se lo porta in disparte e dice: Signore, è meglio che queste cose non le diciamo, perché altrimenti perdiamo i clienti. Il Dio che mi piace, a cui vale la pena dire tu sei figlio di Dio, è quello che mi deve dare risposte rispetto alla mia precarietà. Se poi ti metti a soffrire pure tu, se eravamo in uno a cantare l'Allegallo e adesso siamo in due, io ho bisogno chi canta in maniera diversa da me. E Pietro dice: Signore, se tu soffri, e se tu muori, e se tu fai questa fine, io come posso fidare te? Vedete che l'atteggiamento di Pietro, che sembra così contraddittorio, in fondo ci riguarda tutti e mette in giudizio la nostra fede e la qualità della nostra fede, che nel giorno della festa siamo pronti a dire viva Gesù. Quando le cose ci vanno male, se la risposta da Gesù non arriva rispetto al metro che noi ci aspettiamo nella relazione con Dio, diciamo: Dio non esiste o si è dimenticato di noi. Eppure Gesù è stato chiaro. Io ritengo che questo passaggio sia straordinario. Tu mi sei di scandalo, Pietro, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cioè, in altri termini, il vero scandalo, e scandalo voi sapete che etimologicamente significa inciampo, impedimento, momento di intralcio nella mia strada, il vero scandalo è quello di avere una fede che è strutturata, pensata, originata sulle ragioni semplicemente umane e non quello di elevarsi ad una realtà diversa. Vedete, la realtà diversa che è quella di Dio, di pensare secondo Dio. Io devo elevarmi a Dio, non è che posso pensare che Dio, che è sceso a nostro livello, poi sia soltanto una lampada da Aladino nelle nostre mani. Voi pensate a quello che sta succedendo a sponde non tanto lontane da qui, dove uomini e donne, per non rinnegare la propria fede, si fanno uccidere, stanno emigrando, stanno perdendo diritti e dignità. E a volte mi chiedo se noi, provati nella stessa realtà, mai avremmo avuto la possibilità, senza generalizzare, di rispondere allo stesso modo. Cioè, ci sono donne che si sono lasciate vendere, seviziare, famiglie intere sconquassate da un odio di parte, eppure mantengono ferma la propria fede. Voi credete che quelle persone non stiano gridando, chiedendo il miracolo? Non stiano pensando il Signore dov'è? Eppure restano fedeli. E noi a volte per molto meno lo rinneghiamo. Per molto meno non abbiamo la forza di gridare come abbiamo gridato nel Salmo: a sete di te, Signore, l'anima mia. Sempre, in ogni caso. Per molto meno. E bisogna capire allora che tipo di fede abbiamo. La fede magica, superstiziosa, quella dell'interesse, di chi ha gioco facile di dire: io credo in Dio perché mi serve nella comodità delle mie richieste, mi serve perché non ho il medico adatto che sa curare la mia patologia, allora mi rivolgo a Dio, è legittimo. Ma se io mi rivolgessi a Lui soltanto per questo e non per un cambiamento di vita, non per dire: tu hai ragione, io ho bisogno di te comunque in ogni caso. Se io mi rivolgessi a Dio soltanto per un interesse limitato al mio interesse e non facessi un discorso di giustizia valido per tutti, un percorso di apertura ad un mondo diverso, a che vale all'uomo, dice il Signore, a che vale all'uomo conquistare il mondo intero e poi perdere se stesso? Oggi abbiamo un esempio, un'icona straordinaria di questa sequenza, no?
io l'ho letto bene, l'ho meditato e mi sono commosso. E vorrei che aveste anche voi la forza di questa commozione, nel senso di muoversi verso con un pathos particolare a questa immagine che diventa riferimento del vero credente. Geremia, avete sentito la prima lettura, no? Questa pagina straordinaria. Geremia è un personaggio tutto particolare. Non è uno che dice: ah, il Signore mi ha chiamato, come sono contento che mi ha chiamato, che mi ha scelto, come sono felice che ha scelto giusto me e non un altro a fare il profeta. No, Geremia era un uomo che, chi ha studiato latino, si ricorderà di Titiro, nel Titiro tu patulesum tegmine fagi, così si facevano fare alla medica, di Titiro, che gli piaceva nelle lodi, nelle colonne, oggi ci stanno i scioglilingui, vabbè, nelle lodi, che amava la vita tranquilla, pacifica, no? E Geremia amava la vita tranquilla, pacifica, con pochi formaggi, non lo sto dicendo io, la Sacra Scrittura, con pochi formaggi, con pochi vini, gli amici, che poterlo spartire, la famiglia, una pagliarella su cui stare al fresco in una giornata. Poche cose voleva Geremia nella vita. E un giorno, sulla sua strada, gli capita Dio. Lo incontra. E Dio gli dice: Geremia, sai che cosa c'è di nuovo? Tu sarai mio. Come tutti quanti potrebbero dire, ha avuto una chiamata Geremia, è stato scelto Geremia. E Geremia dice: Signore, io ti ringrazio della chiamata, ma con tanta gente tu stai un esito. Perché Geremia, da uomo semplice e pacifico, capisce che seguire il Signore è insieme gioia, ma nello stesso tempo è complicazione, impegno, è coerenza, è costo. E allora la pagina di oggi si colloca proprio in questo dilemma, in questo dramma, in cui Geremia fa i conti che cosa significa seguire il Signore e usa dei termini di innamorato che sono straordinari, di questo Dio che lo ha chiamato, ma quanto costa seguirlo, anche se poi lui capisce che è l'unica strada che può fare, perché Geremia è stato scelto dal Signore in un momento difficile. Non è nel momento della storia dove il popolo di Israele è tutto contento della volontà di Dio. È stato scelto in un momento difficile come il nostro, dove non è facile essere credenti, dove non tutte le cose vanno per il verso giusto, dove non tutto è dato come giustificazione, dove non è che è semplice dire sono credente. Geremia deve andare a dire al popolo: qua Iuse non vi comportate bene, quello dall'altro. Qua sta succedendo cose che, dice Geremia, che sono cose difficili, noi dobbiamo convertirci. E chi vede Geremia arrivare vede come un malaugurio. Dice: questo è guaio, non è vero, non è così. Allora Geremia che dice? Lui che era l'uomo pacifico, tranquillo. Signore, tu mi hai seduto e io mi sono lasciato sedurre. Bellissimo. Sedurre, cioè tu mi hai chiamato a seguirti e io mi sono lasciato prendere. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato per mezza tua oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Guardate lo stato del credente, di chi l'ha scelto. Quando parlo e devo gridare violenza, oppressione, il mondo così non va, dovremmo essere tutti capaci di giustizia e di pace. La tua parola, invece di diventare per me motivo di forza, è diventata causa di vergogna e di scherno tutti i giorni. Io mi dicevo: non penserò a lui, è meglio che me lo tolga dalla testa, non parlerò più nel suo nome. Guardate la conclusione di Geremia. Ma nel mio cuore c'è come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa.
mi sforzavo di contenerlo, ma non così. Mamma mia, questa è la fede. Geremia non dice: mi sta andando tutto bene. Io provo a resistere a mio Dio, perché non ce la faccio ad avere equilibrio tra quello che credo, sembra, e la vita, che è così complessa. Nel mio cuore però c'era un fuoco ardente. Provavo a contenerlo, ma non ci riuscivo. Allora, quando vi ho detto che questo è un bel annuncio, è una grande e forte provocazione, io penso che possa essere per noi anche un segno essere accolti da questa parte e dire: perché quest'anno non ci sforziamo tutti in questo cammino a recuperare davvero il senso autentico della nostra fede, quella che non cerca giochi di prestigio soprannaturali, che non vuole segni a tutti i costi, che non vuole essere prigioniera di immagini strumentali alla nostra soddisfazione della fede. E ci abbandoniamo invece a quel Dio generoso d'amore e ci lasciamo portare dalla sua misericordia in ogni momento, in ogni istante, per diventare segni luminosi di Lui in un tempo che non ha segni più della sua evidenza, per diventare segni di amore in un tempo in cui l'amore è stato cancellato. All'ingresso di questa chiesa oggi avete trovato due ulivi piantati. Li ho fatti mettere a posto, li ho fatti piantare, due ulivi. Li ho fatti mettere perché siano il segno di una comunità che sappia annunciare pace nel tempo in cui la pace è stata rubata. Mi dicevo: non penserò più a Lui, non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Se questa sarà la nostra vita, sposteremo le montagne. Credo in un solo Dio.